1970, la prima volta di un tedesco. Vince Gerd Müller. Sono di 3 sconfitti al Mondiale di Pelé, i primi posti del Pallone d'Oro. Gerd Müller non ha atteso il 1970 per farsi conoscere, ma è proprio nell'anno della conquista del Pallone d'Oro che esplode definitivamente il suo immenso talento di predatore d'area di rigore, uno dei più spietati che siano mai esistiti al mondo. È il detentore del più grande numero di reti realizzate nel campionato tedesco, ma soprattutto è il giocatore che ha realizzato il maggior numero di centri nelle fasi finali dei mondiali, con 14 reti in 2 edizioni. Und jetzt kommt auch noch Müller, ganz dort drüben, jetzt Merz. Un giocatore che vive nel perimetro dei 16 metri, definito area di rigore. Qui, in questo spazio che può sembrare grande, ma sa essere piccolissimo quando è affollato di difensori, in qualsiasi punto si trovi, Gerd Müller sa come trovare la porta. Ha i tempi e le movenze dell'animale da gol e di reti ne segna a bizzeffe. Non ci sarebbe stata la leggenda del Bayern a metà degli anni 70 senza le sue innumerevoli prodezze. Müller per eccellenza forse è l'attaccante di riferimento che dobbiamo prendere in considerazione, perché Gerd Müller era piccolo, tozzo, tarchiato, coso, però arrivava sempre prima di testa, saltava sempre più di tutti, c'aveva la zampata sempre vincente prima degli altri e non perdonava, aveva un senso della rete incredibile e un senso del timing, come dire, del tempo che pochi hanno avuto, perché un giocatore piccolo che ha fatto tantissimi gol di testa e saltava sempre prima, perché vuol dire avere un tempo straordinario. E credo che un giocatore rimarrà nella storia, non c'è dubbio. Tutto nasce dal 1970, un mondiale, quello messicano, che resta nella storia per l'altissimo valore delle nazionali presenti e per le romanzesche partite che ne nascono di conseguenza. Müller ne è uno degli attori principali, il protagonista di innumerevoli performance. Va in gol ad ogni incontro. La corsa tedesca si ferma in semifinale, nella partita del secolo con l'Italia. Müller realizza 2 gol, ma non bastano a razionalizzare quella follia rappresentata dal 4-3 a favore degli azzurri. Difficile credere che il Pallone d'Oro lo abbia potuto ripagare di una delusione così grande come la sfida dell'Azteca.